vince la squadra più forte, non per caso e non a caso la capolista del torneo, il Palermo di Beppe Iachini, del neo entrato Belotti a 15 minuti dall'epilogo l'imperioso stacco da 3 punti, quando in realtà nulla fa presagire il definitivo sorpasso siciliano. Primo tempo di chiara marca ospite, ma troppo timorosi o forse impotenti dinanzi a con tanta forza i biancazzurri, che tuttavia riescono ad annullare il gap nei primi 20 minuti della ripresa con ben altro atteggiamento, senza dubbio più propositivo e coraggioso. Non basterà. Cosmi, quanto brucia, se brucia, questa sconfitta? Brucia per un semplice motivo, perché primo tempo il Palermo è stato superiore a noi in tante cose, innanzitutto come atteggiamento proprio fisico, erano sempre primi sulla palla, raddoppiavano, triplicavano, facendo gol in una serie di leggerezze nostre, come nel secondo gol. Però bisogna essere sinceri, il primo tempo il Palermo meritava di chiudere in vantaggio. E adesso vi spiego perché brucia, perché poi il secondo tempo per 20 minuti abbiamo non cambiato uomini solo, anche se Mascara poi è stato decisivo, però abbiamo cambiato uomini, ma soprattutto atteggiamento. Incavolatissimo per il primo tempo. Sono incavolatissimo per dopo, per gli ultimi 20 minuti, perché quei minuti, quei 25 del secondo tempo, non a me, ma a loro che giocano, dovevo fargli capire qual era la maniera per poter giocare. E invece sembra che ci siamo un pochino, non dico siamo ritornati come il primo tempo, però abbiamo dato dei segnali a una squadra che vive sui segnali degli altri, ovviamente negativi. È giusto dire che il Pescara oggi avrebbe dovuto fare la partita perfetta? No, oggi doveva pareggiare, perché era un pareggio. Era un pareggio perché se il Palermo avesse giocato come il primo tempo e anche noi come il primo, l'avremmo archiviata come una sconfitta accettabile. Così l'archiviamo comunque, perché giochiamo martedì, quindi non voglio star lì a farmi troppe seghe mentali per questa sconfitta, se no non ne esci più. Punto oggi, che era quello il massimo secondo me che potevamo ottenere, non ci avrebbe risolto la vita in classifica, era un punto. Dopo l'infortunio, capitan Balzano ricomincia dalla panchina, confermato così l'11 che ha espugnato il picco di La Spezia. Per contro due novità: in difesa il serbo Milanovic, in luogo di Terzi, in mediana invece Pisano è preferito a Stevanovic, davanti il tandem tutto argentino Vasquez-Dybala. Il vantaggio del Palermo nasce da questo lungo passaggio ritroso di Bocchetti, una palla avvelenata per Pelizzoli, costretto a rifugiarsi in fallo laterale, sugli sviluppi del quale Pisano riceve da Maresca e mette in mezzo, sponda di Barreto, Schiavi respinge di testa laddove è posizionato il paraguayano. Nuovo invito, difesa troppo schiacciata, soprattutto presa in controtempo per Dybala, un rigore ravvicinato in movimento. Pelizzoli battuto 0-1. Cammino dunque subito impervio per il Pescara, incapace di organizzare una parvenza di reazione. Siciliani padroni del campo, squadra alta, corta, pronta a raddoppiare ma anche a triplicare la marcatura sul portatore di palla avversario. Sforzini abbandonato al suo triste destino, zero conclusioni, impalpabile l'apporto di Ragusa e Politano, entrambi rilevati all'intervallo da Mascara e Cutolo. Cambia insomma qualche interprete, ma soprattutto l'atteggiamento. Biancazzurri più vivaci, senza dubbio propositivi. Il pari al decimo, costruito come alla Spezia sull'asse Brugman Salviato, splendido il traversone dell'ex Novara che taglia la difesa ospite e trova puntuale l'appuntamento col gol di testa a Beppe Mascara, abilissimo a tenere la palla bassa e ad infilare Sorrentino. Rete importantissima. Mascara, ex della partita stagione 2001-2002 e 6 mesi della successiva, non segnava dalla partita interna col Brescia dello scorso 1 novembre. Sembra rivitalizzato lo stesso Cutolo, che prova da fuori, tira potente ma impreciso. Nel frattempo Iachini si affida all'artiglieria pesante. Lafferty e Belotti rimpiazzano in attacco i pesi piuma Dybala e Vasquez. In realtà nulla da segnalare sino alla mezz'ora, quando Lafferty in una frazione di secondo si gira e lascia partire un tiro insidioso, forse destinato a fondo campo. Pelizzoli non si fida, respinge e Belotti, contratto da Bocchetti, guadagna il corner spartiacque. Spiovente di Barreto e colpo di testa regale dello stesso Andrea Belotti, marchio di fabbrica di questo attaccante, classe 93, scuola Albino Leffe, ormai pronto per le grandi platee. Belotti, intanto i complimenti, che non sono di prammatica ma assolutamente sinceri, gran stacco di testa, imperioso, e il gol che ha fatto la differenza.
Sì, sì, è stato appunto un calcio d'angolo battuto molto bene da Barreto. Sono posizionato sul secondo palo insieme agli altri compagni e tramite dei movimenti sono riuscito a liberarmi dalla marcatura e a saltare a buttarla dentro. Prodezza che di fatto taglia le gambe ai biancazzurri, sconfitti da un grande Palermo, ma questa volta non irreprensibili sul piano difensivo e comunque sempre in corsa per il traguardo playoff. Vietato, insomma, drammatizzare.